Ciao a tutti e bentornati sul canale, benvenuti ai nuovi iscritti, se sei nuovo io mi chiamo Angela e in questo canale troverai per lo più video motivazionali di pulizia della casa. Oggi torniamo alla carica con Fly Lady. Allora, premessa, questo video non sarà un video basico di Fly Lady perché i video in cui vi spiego passo per passo tutti i vari baby step ve li lascio linkati qui sotto perché appunto sono dei video che io ho già fatto in precedenza, quindi non mi andava di ripetermi, ma vi lascio qui sotto il link, quindi se volete seguire passo per passo tutti i baby step e quindi tutti i 30 giorni per arrivare alla fine del mese con le routine complete, vi lascio qui sotto i video. Mentre in questo video sarà un po' diverso, perché? Perché ho deciso di portare di nuovo Fly Lady nella mia vita, ma dato che appunto già conosco il metodo, già l'avevo messo in pratica, ma mai in questo appartamento, da quando vivo in questa casa, non è mai entrata Fly Lady, quindi voglio riportarla con me e oggi è effettivamente il primo giorno in cui io metto in pratica Fly Lady. Allora, sostanzialmente cosa ho fatto? Voglio che voi siate al mio fianco, non voglio che sia uno di quei video registrati meccanicamente, ma ho praticamente preso il computer, mi ci sono messa, ho scritto tutte le routine, quindi partiamo con le routine, le missioni, i piani settimanali, tutte le altre cose le lasciamo per dopo, quindi facciamo un passo alla volta. Il primo passo sono assolutamente le routine quotidiane, quindi cosa ho fatto? Mi sono fatta un elenco di routine. Allora, questa è una prima bozza, nel senso che voglio provare. Ho seguito principalmente le routine appunto principali che il metodo prevede. Le sono andata a riportare facendo semplicemente una distinzione in due, quindi quelle da fare al mattino e quelle da fare al pomeriggio barra sera. E cerco di metterne il meno possibile la sera perché per la mia organizzazione, e vi ripeto, queste sono in base alla mia organizzazione, voi prendete spunto ma fate la vostra. Quindi io cosa ho fatto? Ne ho messe di meno al pomeriggio perché avendo Samuele a casa mi risulta un po' difficile, mentre ne ho messe di più al mattino perché essendo libera posso sbizzarrirmi e pulire. Allora, in questo video è la primissima volta che metto in pratica Fly Lady, quindi ho cercato di rispettare tutte le varie routine senza fare extra. L'extra poi magari lo farò più tardi perché comunque c'è sempre da fare dell'extra, però l'idea di fondo è che applicando le routine di Fly Lady quotidianamente l'extra non ci dovrebbe più essere. Quindi ora era il primo giorno, quindi gli extra ci sono, i primi tempi gli extra ci saranno, ma io conto di riuscire a mettere in pratica queste routine tutti i giorni per farle diventare per me automatiche e fare poi e quindi non dedicare altro tempo alle pulizie oltre a quelle che sono già programmate. Quindi cerchiamo di avere un'organizzazione nelle pulizie di casa in questo modo. Proviamoci almeno, io non sono molto brava in questo perché quando decido di pulire io vado random, io vado e mi dedico ad ogni cosa che vedo che ha bisogno, però effettivamente è così, non essendoci un'organizzazione ci sono delle cose che vengono fatte più spesso, delle cose che vengono fatte meno spesso e a volte ci troviamo fin sopra i capelli, non sappiamo dove mettere mani, quindi cerchiamo con questo metodo di dare un'organizzazione. Ora, bando alle ciance che ho fatto già una premessa troppo lunga, iniziamo. Allora, vi dico quelle che sono. La prima è prenditi cura di te stessa da testa ai piedi. Quindi cosa faccio? Questa per me è molto facile perché avendo come impegno quotidiano la mattina di accompagnare Samuele all'asilo, io praticamente mi sveglio, la nostra sveglia è impostata alle 7:30 di mattina, mi sveglio con il bambino, facciamo colazione, ci laviamo, ci vestiamo entrambi, perché non è che posso accompagnarlo in pigiama, quindi mi prendo assolutamente cura di me, nel senso che mi lavo i denti, mi lavo il viso, mi sistemo i capelli
e cerco di essere il più decente possibile al mattino e quindi si parte per accompagnarlo all'asilo. Quindi quando rientro a casa o mi cambio e mi metto più comoda o come oggi ho preferito tenere questi indosso perché comunque li devo mettere a lavare, li sto utilizzando da un po' semplicemente per accompagnarlo all'asilo, quindi non sono eccessivamente sporchi, però dato che appunto li stavo mettendo da un po', ho detto, boh, oggi li tengo anche in casa, ci faccio i servizi sperando di non macchiarli perché bisogna sempre stare attenti. E ok, però non mi vedrete mai più fare servizi in casa con il jeans. Assolutamente, per quanto questo è un jeans di quelli morbidi, autunnali, leggeri e quindi non è fastidioso, però non mi vedrete mai più fare pulizie con i jeans, mentre con le scarpe sì, e in alcuni video alcune di voi mi hanno chiesto: ma le scarpe in casa non sono igieniche? Allora, effettivamente questo è sempre stato un mio pensiero e se vedete video da quando vivo in questa casa, io sempre solo con i calzini, a volte anche scalza. Solo che i miei piedini stanno iniziando ad avere i primi problemini, quindi ho deciso di prendere un paio di scarpe, lavarle in lavatrice, quindi pulite e disinfettate, e utilizzarle solo ed esclusivamente in casa. Così evito di farmi male, sono comoda lo stesso perché io sono molto più pratica con le scarpe che con le ciabatte, perché le ciabatte tendo a perderle, a lasciarle e via dicendo. Quindi io mi metto le scarpe solo per la casa e appunto ci faccio tutto quello che devo fare. Quindi passiamo al secondo punto, dedica 15 minuti per sistemare il disordine. Allora, tornando al principio che in casa mia è la primissima volta che entra Flylady, il disordine che c'era ho cercato di toglierlo con il timer dei 15 minuti. Sicuramente c'è altro da fare, c'è altro disordine, però l'intento del metodo è proprio che facendolo 15 minuti al giorno andrà via tutto, quindi nell'arco della giornata non dovreste riuscire a mettere più disordine di quello che poi in 15 minuti può andare via. E per esperienza personale di quando applicavo il metodo nell'altro appartamento, assolutamente è così. 15 minuti sono più che sufficienti per togliere tutto il disordine. In questo caso non lo sono stati perché appunto c'è disordine, 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 accumulato disordine e quindi sì, si è venuta a creare questa situazione, ma io ho cercato di togliere il più possibile nei 15 minuti e di risistemare tutto nei 15 minuti. Se voi vi trovate, vedete che 15 minuti sono tanti, potete tranquillamente ridurre il tempo, però vi assicuro che 15 minuti sono effettivamente perfetti. Quindi io ogni volta vi lascio, come l'avrete già visto, vi lascio vedere le immagini delle mie routine svolte oggi mentre chiacchiero con voi e quindi sentirete la mia voce di sottofondo e vedrete le immagini delle pulizie. Passiamo alla mia terza routine, fai i letti dove si è dormito. Quindi cosa ho fatto? Sono andata prima nella camera di Samuele perché anche se effettivamente non ci dorme tutta la notte, comunque un po' ci sta sul letto e poi giocando nella stanza va a finire sempre qualche giochino, qualche cosa. Quindi io ci passo l'aspirapolvere, ci ho rimesso la copertina, il lenzuolino, il copri. In realtà è un copripiumino, il piumino di dentro non c'è ancora perché appunto non fa ancora tutto questo freddo. Ma in compenso gli ho messo anche il plaid dei piedi del letto, così nel caso faccia un po' più fresco si può coprire con quello. Ho messo, sistemato il cuscino e sono passata in camera da letto. In camera da letto, come vedete, le federe dei cuscini sono diverse e non sono neanche abbinate con il copripiumino. Questo perché di solito quando capita che soprattutto Samuele è raffreddato, cosa faccio? Ogni sera prima di andare a letto cambio la federa esterna del cuscino, perché poi di notte tra tosse, starnuti e cose varie si va praticamente a riempire di batteri e virus. Sembra brutto da dire, ma effettivamente è questa la sensazione che ho io. E quindi lo lascio lì per tutta la giornata, anche per evitare che poi, se ci metto subito il pulito, si fa la polvere.
ci lascio quello e poi la sera, proprio prima di andare a letto, metto la federa pulita, quindi fresca, profumata, pronta per la nuova carica di virus e batteri, però almeno la testa la appoggiamo sul cuscino pulito, quindi non sto poi ogni volta a rimettere la federa abbinata al copri piumino, anche perché effettivamente non avendo chissà quali ospiti a casa, alla fine a noi va bene così. Naturalmente se avete ospiti tutti i giorni o comunque sapete che quel giorno vengono, cercate di fare degli abbinamenti consoni, però tutto sommato il letto è sistemato con i cuscini, la copertina, tutto a posto. Poi andiamo a 1, 2, 3, quarta routine, pulizia veloce del bagno. Allora, pulizia veloce del bagno, io più veloce di quella che faccio quotidianamente non saprei come farla, però sostanzialmente cosa sono andata a fare? Per prima cosa ho pulito il vetro che c'è sopra il lavandino, perché lo specchio, perché vedere lo specchio con le macchioline d'acqua non mi piace assolutamente, quindi la prima cosa ho pulito quello, poi sono andata a mettere il riduttore del bambino nella doccia, quindi sono andata a spruzzare il prodottino là, ho spruzzato il prodottino nel lavandino, nel bidet, nel water, e poi sono andata a passare prima con la spugna, poi a sciacquare, ad asciugare con la pezzetta, e quindi questo è quello che Marla chiama swish and swipe, quindi una pulizia super veloce del bagno. Quindi non sono andata a fare nel particolare, perché in teoria poi quelle sono le missioni, ma abbiamo dato una sistemata, una pulizia, un'igienizzazione del bagno, quindi perfetto, ok. Andiamo al prossimo, alla prossima routine, che è stendere la lavatrice impostata la sera prima. Questa naturalmente è una mia routine personale che mi sono aggiunta, perché io cosa faccio ora con il problema dell'energia elettrica che costa di più e tutto? Io cerco di utilizzare le fasce orarie in cui secondo il mio contratto costa un po' di meno, quindi faccio in modo che imposto la lavatrice il giorno prima per farla partire poi l'indomani verso le 6 di mattina. A me non c'è un problema, nonostante vivo in condominio, non ho un problema di orari, perché ho la lavatrice sul terrazzo, ho costruito la lavanderia sul terrazzo, quindi la lavatrice, per quanto può avere anche la centrifuga eccetera, è all'esterno, quindi non dà fastidio all'inquilino, agli altri inquilini, ecco. Quindi io vado ad impostarla per farla partire intorno alle 6 di mattina, il lavaggio dura un'oretta, un'ora e mezza, e quindi termina prima che mi scatta la nuova fascia oraria. E in questo modo consumo l'energia al costo inferiore. Quindi la mattina ho messo a stendere la lavatrice che avevo impostato il giorno prima, perché poi quando mi ci sveglio alle 7 e mezza o quando rientro dopo aver accompagnato Samuele, la lavatrice è già terminato, quindi prendo gli abiti e li vado a mettere sullo stendino. Li tengo poi sullo stendino tutta la giornata per poi metterli in asciugatrice, ma questo lo vedrete in un'altra routine che ho segnato. Allora, dopo aver steso la lavatrice, passiamo alla routine successiva, che è dedica 2 minuti all'hotspot. In due parole, l'hotspot è quel punto della casa in cui voi andate e depositate, e quindi si crea l'altezza. Allora, io in questo momento avevo deciso che il mio hotspot era lo snack in cucina, perché io sullo snack ci appoggio di ogni, quindi ho cercato in 2 minuti di togliere quello che era possibile togliere. Non sono riuscita a togliere tutto, però ho tolto quello che sono riuscita nei 2 minuti, perché Marla dice di rispettare categoricamente il tempo, quindi mi sono impostata i 2 minuti e ho fatto quello. La routine successiva era svolgi la missione giornaliera. Considerato che non ho ancora fatto un piano di routine giornaliere, di routine settimanali, che poi mensili, delle stanze, insomma le varie missioni che poi ci vengono affidate giorno per giorno, ma che basta che noi le programmiamo in modo da seguirle poi noi automaticamente giorno per giorno, dato che non sono ancora arrivata a quello step, cosa ho deciso di fare? Di prendere una missione, tra virgolette, che dovevo fare,
un compito che dovevo fare e era quello il momento esatto per farlo. Quindi cosa ho fatto? Ho preso delle cose che avevo appoggiato sullo snack che erano uscite dal ripostiglio, infatti vi ho girato la pulizia estrema del ripostiglio e se non l'avete vista correte a vederla ed è il video precedente. Quelle determinate cose avevo deciso di metterle in vendita, quindi cosa ho fatto? Le ho appoggiate sul tavolo, col telefonino ci ho scattato qualche foto, quindi poi le metterò online appunto per metterle in vendita. Quindi per me questa è stata la missione di oggi. Poi la routine successiva, io guardo sempre sul foglietto delle mie routine, la routine successiva è dedica 5 minuti al salvataggio della stanza. Allora, Marla dice di prendere una stanza, di partire da un punto e dedicargli 5 minuti per togliere tutto ciò che non dovrebbe esserci, quindi se ci sono cose da buttare, se ci sono cose da regalare o se ci sono cose fuori posto. Quello che ho fatto io è stato di davanti alla porta d'ingresso. Avevo sistemato diverse cose che dovevano essere portate giù in cantina, quindi il mio salvataggio stanza di oggi è stato appunto scendere tutte quelle cose in cantina. Quindi vi faccio vedere che mi sono assolutamente cambiata le scarpe perché ho tolto le scarpe da casa e ho messo le scarpe per uscire e sono andata a portare fuori tutti quegli oggetti e li ho scesi giù in cantina. Non vi faccio vedere la scena in cui in cantina li ripongo perché la cantina è aperta. Apri la porta e boom, mi viene tutto addosso. Quindi la cantina è un altro grandissimo salvataggio stanza che prima o poi dovrà essere affrontato. A me viene l'ansia solo a pensarci, ma effettivamente io continuo a mettere cose in quella cantina che, ragazze, non pensate chissà cosa sia, è tipo 2 metri per uno, quindi 2 metri quadrati, ma c'è il mondo c'è là dentro. Quindi prima o poi dovrà essere sistemata. Passiamo a finite. Finite tutte le routine che io mi sono stabilita per la mattina. Allora, oggi già facendole mi sono resa conto che effettivamente c'è qualcos'altro che dovrei aggiungere. Però, mi voglio dare del tempo e quindi piano piano voglio capire. Per una settimana, 10 giorni, voglio provare a rispettare queste routine e a capire cosa invece manca, cosa io sento di dover fare quotidianamente e che non ho inserito. Quindi magari poi vi aggiorno con un altro video per aggiornare appunto le routine quotidiane. Passiamo a quelle del pomeriggio. Io ne ho già segnate due perché per appunto rendervi partecipe le ho già fatte adesso in mattinata, che sono: metti in asciugatrice i panni stesi sullo stendino, quindi in realtà sullo stendino avevamo steso, come avete visto, gli abiti usciti dalla lavatrice, ma avevo in precedenza il lenzuolo con gli angoli che avevo lavato e che stava lì sullo stendino ad asciugare, l'avevo tolto poco prima, l'ho messo in asciugatrice, quindi abbiamo impostato l'asciugatrice ed è partita per asciugare appunto quello che avevo lavato il giorno precedente, che quindi è, diciamo, semiasciutto. Le temperature e il tempo che è già un po' più umido, è difficile che si asciughino completamente come in estate. Infatti in estate utilizzo l'asciugatrice solo per ammorbidire le fibre dei vari tessuti, mentre in inverno gli va data proprio un'asciugata. E poi imposta la lavatrice per l'indomani mattina, come vi dicevo, l'ho impostata già da stamattina, infatti vedete che le ore sono tipo 18 ore, ho impostato, perché appunto così parte domani mattina intorno alle 6, anche se per me domani mattina è sabato, quindi in realtà sabato tutta la giornata ho la fascia oraria che costa di meno, quindi posso sfruttare tutta la giornata per fare i lavaggi, però insomma vi ho fatto vedere. Le ultime tre routine che sono segnate ma che non ho svolto, quindi non potete vedere le immagini, sono: prepara la rampa di lancio per l'indomani con gli outfit completi, e questa per me è fondamentale perché così la mattina dopo, anche se perdiamo un po' di tempo a giocare un po' di più, perché comunque il bambino la mattina vuole giochicchiare, io ho già la tuta, l'intimo, i calzini, abbiamo Leo, il pupazzo che portiamo all'asilo per il riposino, mi metto il mio outfit, insomma tutto pronto in modo che poi la mattina è già tutto lì, basta vestirci e siamo pronti.
poi fai splendere il lavello, che in realtà è il primissimo step che Marla mette appunto nei baby step ed è quello che dovete fare la sera, quindi era inutile farvelo vedere adesso e pulire la... non era inutile però, non aveva senso pulire il lavello adesso, ma praticamente la sera dopo cena mettete tutte le cose in lavastoviglie e quel che vi rimane lo dovete assolutamente lavare e sistemare in modo che il lavandino sia perfettamente pulito, perché la sensazione che vi dà la mattina di trovare la cucina sgombera con il lavello pulito è un sogno, quindi quello dovete assolutamente farlo, quello deve essere uno dei baby step che deve esserci sempre nella vostra routine. E poi rientra gli abiti dell'asciugatrice e sistemali, perché effettivamente poi io l'ho fatto già adesso mettendo l'asciugatrice, però in genere la mia fascia oraria cambia alle 19 di pomeriggio, quindi io alle 19 imposto l'asciugatrice, la faccio andare un'ora, un'ora e mezza e quindi quando termina, dopo che noi abbiamo terminato di cenare, dopo che ho già anche pulito il lavello, vado a prendere tutto ciò che c'è nell'asciugatrice, lo piego, lo sistemo e quello che invece ho deciso di stirare lo metto su una sedia dello snack che tanto noi non utilizziamo, quindi è diventata la sedia dello stiro e poi puntualmente ci sarà poi la giornata che stabilirò in cui che sarà dedicata allo stiro, quindi per il momento la montagna dei vestiti sale, ma poi verranno tutti stirati. Quindi concludo facendovi rivedere tutte. Io l'ho messo, l'ho stampato su un foglio e l'ho plastificato in modo che posso segnare con il pennarello quotidianamente quello che faccio. A sera vado a cancellare tutti i segni, così il giorno dopo il foglio è sempre lo stesso, non vado a fare sprechi e vado di nuovo a segnare man mano tutto ciò che svolgo. Quindi queste sono le routine di partenza del metodo Fly Lady, incorporate a me, incorporate al mio appartamento e poi ci saranno naturalmente altri video per farvi capire, farvi organizzare anche tutta la settimana e tutte le varie missioni. Quindi per il momento dedichiamoci a questo, quindi i prossimi video di pulizia mi vedrete soprattutto basati sulle routine, a cui però andrò sempre ad aggiungere qualcosa, perché per il momento, non avendo un'organizzazione completa, continuo a ripetervi, è necessario che io faccia anche altro, ma l'obiettivo è di seguire solo ed esclusivamente Fly Lady. Vediamo se riusciamo ad organizzare le pulizie in questo modo. Quindi vi ringrazio di aver visto il video fin qui. Vi mando un bacio grandissimo e iscrivetevi al canale, mettete un like se il video ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!